Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Fautori Gaming Network. Oggi sono sempre in compagnia di Giangiamen. Ciao ragazzi, buongiorno. E quest'oggi, siccome girovagando un po' su YouTube, sul web, abbiamo notato che la maggior parte dell'utenza di FIFA non abbia la benché minima idea di cosa sia giocare in maniera manuale, ovvero più simulativa, perché abbiamo anche proprio chiesto a queste persone e non ci sapevano rispondere, abbiamo deciso di rispondere noi in qualche modo, tramite appunto proprio le impostazioni di FIFA, come rendere più simulativo il gioco, perché vedendo appunto queste persone si lamentano che non è simulativo, ma se giocano con queste impostazioni è impossibile. E sì, ora darò... perché l'abbiamo fatto a qualcuno che magari stava facendo un live streaming, alcune persone, abbiamo fatto delle domande e abbiamo chiesto come mai, per esempio quelli che giocano il foot, championship, sì, eccetera, giocano sempre in assistito. Perché non portare a un livello superiore la competizione e giocare in un livello più simulativo? Oltretutto, guardando video di alcuni personaggi con un buon bacino d'utenza anche su YouTube, risultano tanti video dove si incazzano, ma anche qualcuno in maniera forse anche eccessiva. Sì, un po' eccessiva, tanti strilletti, parole grosse. Però si incazzano dicendo, questo gioco è simulativo per un cazzo. E gli do ragione, però, perché con queste impostazioni non è simulativo, perché vi rimando all'altro video, magari ve lo allego, e mostriamo la palese differenza che con l'assistito non è simulativo. Sì, e la vedremo anche adesso che andiamo ad analizzare ogni singolo settaggio e vedrete che già nelle impostazioni ve lo dicono che non può essere simulativo. Esattamente. Allora, partiamo subito. Il FIFA Trainer lo lascia stare perché è semplicemente guida per chi magari nelle prime Una guida in game, non incide sulla simulazione. Esatto. Partiamo dal cambio automatico. Di base, di default, ce lo impostano sulle palle alte. Che vuol dire semplicemente che l'omino, il vostro giocatore, verrà selezionato in automatico, quindi dal gioco, solo su pallonetti e cross, quindi palle alte. Mentre sui passaggi raso terra dovrete fare voi il cambio di giocatore. Sostanzialmente in questa fattispecie, quando arriva un cross contro di voi, ecco, non dovete appena andare a premere il pulsante della selezione. Di trovare il giusto marcatore, esatto, eccetera. È facile. Lo fa da solo. Esatto. Cosa succede? In manuale vedete subito... il gioco vi lascia tutto nelle vostre mani, non effettueremo alcun cambio automatico, dovrai cavartela da solo. E già qui, noi che giochiamo in manuale, ve lo diciamo, risulta un po' più complicato perché le marcature bisogna prenderle per tempo, perché appunto il giocatore non viene selezionato, se arriva un cross pericoloso e non hai selezionato il giocatore giusto, so faracci tuoi. Però farò una precisazione, sì, perché lui dice che è più complicato, ma è solo una questione di prenderci la mano, perché quando ci si prende la mano in realtà non diventa più complicato, ma ti agevola, perché se tu prevedi la giocata, allora tu già ti posizioni anticipi. E anticipi l'avversario, quindi complicato solo nell'imparare, poi è fondamentale in realtà nel gioco. Ok, passiamo alla seconda voce. Aiuto movimento cambio automatico, di base è elevato, quindi già qui il giocatore selezionato automaticamente continua a muoversi nella direzione corrente per un breve periodo di tempo. In questo modo hai il tempo di orientare la direzione scelta per il nuovo giocatore. Perfetto, sembra abbastanza chiara la descrizione proposta da FIFA, quindi ci sarà un movimento continuo del giocatore che avete appena deselezionato per poter prenderne quello dopo e dare una sorta di fluidità di gioco. E questo, impostandolo ovviamente su nessuno, dovrete vedervela da solo, quindi fare il passaggio giusto chiedendo magari l'1-2, allora solo in quel caso il giocatore che avete appena lasciato continuerà le sue corse e potrete fare un triangolo. Sì, allora ecco, diciamo che mettendo su nessuno non è che quando lo deselezionate il giocatore, ecco, si impianta lì, no. Continua il movimento, però evidentemente non nella maniera accentuata che farebbe in elevato. Ok, passiamo al terzo punto, aiuto passaggi, e qui vengono a galla tutte le magagne. Il passaggio verrà indirizzato verso un tuo compagno con la giusta potenza e direzione. Sostanzialmente fate ben poco giocando in questo modo, non può essere simulativo, perché che voi buttate una bomba che la direzionate dall'altra parte del campo arriverà comunque, tendenzialmente arriverà al vostro compagno, come si vede nell'esercizio numero 4 dell'altro video. Esatto, che abbiamo dedicato a FIFA. Chiaramente andate a vedere per cortesia almeno quello spezzone di video, perché è lampante
di quanto questa impostazione. Sì, abbiamo visto quasi 45 gradi più o meno di sì. puntare un avversario e palla va dall'altra parte. Sì, è il caso più eclatante, però questo inficia tanto. Ovviamente mettendo in manuale il passaggio verrà eseguito nella direzione verso cui sei rivolto. Più a lungo mantieni il comando per il passaggio, più la palla andrà lontano. Cosa vuol dire? Che se io indirizzo la giocata giusta, il pallone andrà dove ho richiesto. Se ci metto troppa forza, ovviamente scavalcherà il giocatore o sarà corto e ci sarà tutta una serie di errori che in assistito è impossibile. Eh certo. Ovviamente questo rende molto più simulativo già il gioco. Anche qui è tutta una questione di abitudine, perché tra le varie persone che abbiamo, intervistato, sì. ci è stato detto, sì, ma il manuale è troppo difficile, si sbaglia il 90% dei passaggi. È vero, perché bisogna prenderci la mano e non c'è l'aiuto del computer che ti regola la distanza e la direzione. Per cui è ovvio che li sbagli inizialmente. Ma certo. È questione di diventare bravi. Sì, diciamo che basandoci sulle nostre statistiche, così più o meno medie di gara, che noi giochiamo in manuale chiaramente, riusciamo senza grossi sforzi a fare medie tra il 60 e il 70%. Sì, e non ping pong, cioè non il ping pong che si vede in certe partite di foot. No, i fraseggi più o meno come una partita reale, ecco, per quanto il gioco lo consente, il manuale lo consente nettamente di più, un 60-70% onesto. Ok, andiamo avanti. Aiuto passaggio filtrante. Molto ovviamente simile. L'idea è la stessa. Il passaggio filtrante verrà indirizzato verso un tuo compagno con la giusta potenza e la giusta direzione. Quindi, giusto per fare un piccolo riassunto fino a qua, il giocatore sul cross viene cambiato in automatico. Il passaggio arriva con la potenza giusta e la direzione giusta. Il passaggio filtrante arriva con la potenza giusta e la direzione giusta. Capirete anche voi, non mi sembra ci voglia un'intelligenza enorme per capire che ovviamente si sbaglia pochissimo. Cioè, è difficile sbagliare. È quasi non impossibile, perché ovviamente no, se uno riesce a correre sulla traiettoria una volta effettuato il passaggio si può intercettare. Però il giocatore che ha la palla in quel momento è molto più agevolato. Come prima, in manuale il passaggio filtrante verrà eseguito nella direzione verso cui si è rivolto, più tieni premuto il comando per il passaggio filtrante, più lontano andrà la palla. Con conseguente, magari ci metti quel secondo in più, il giocatore va in fuorigioco perché non hai neanche l'aiuto al movimento, magari la fai troppo lunga quindi esce il portiere, mentre... Certo, e dipende da te, dalla potenza e direzione che ci metti, come nel passaggio normale. Da abilità personali. Certo. Aiuto al tiro. E qua è ancora peggio. Per la simulazione, sì. Perché il tiro verrà sempre indirizzato verso la porta. Sottolineo il sempre, quindi che il giocatore vostro sia coordinato, che sia forte, che sia in quel momento zoppo. Della serie o tiri proprio una bomba che va alle stelle, se no tendenzialmente lo specchio lo becca. Magari con una ciofeca, però lo becca. Va verso la porta. In manuale il tiro verrà eseguito nella direzione qui, verso cui si è rivolto. E anche qui, sommando alle varie cose, se magari gioco con Teo Ninja, mi arriva un cross, devo selezionare il giocatore, comunque lui deve fare bene il cross, e già non si sa se arriva bene o male, e dopo io devo calciare bene, capite che ci sono già due errori possibili, cioè lui può sbagliare di un po' il passaggio, io posso sbagliare un po' il tiro, però questo rende simulativo, perché se no... È facile, lui preme quadrato o tondo, quello che utilizzate. La palla mi arriva perfetta, calcio al volo, fine gol. Se no sarebbero, così è robot. Invece deve esserci il margine d'errore dell'umano, tra virgolette, no? Sì. Dite, per essere simulativo. Eh sì, deve esserci un margine d'errore umano, cioè qua, alla fine. Ma non è finita la mobbezza. Purtroppo no. Aiuta il cross. Il cross verrà indirizzato con la potenza giusta verso un tuo compagno sul primo o sul secondo palo. Quindi in base a quanto si caricherà la barra, o va sul primo o va sul secondo palo, non va sbagliato. Sì, e per andare sempre a fare, diciamo, questa somma a strati, vi ritrovate che se fate un cross va sicuro in area, preciso il giocatore, che si è selezionato in automatico e che tirerà per forza verso la porta. Capite che... Dov'è la bravura... Non fate nulla sostanzialmente. Col pad in mano. Dov'è la vostra bravura? Dov'è la differenza tra me e Teo, per dire? Cioè, certo. In manuale il cross verrà eseguito nella direzione verso cui si è rivolto, bla 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 bla. Come sopra. Tutto quanto.
Quindi il cross, se il giocatore arriva sbilenco, il cross verrà fatto male. Se invece il giocatore arriva giusto e fa il cross giusto, la palla arriverà a chi di dovere e dopo da lì si innescheranno tutte le altre meccaniche che abbiamo visto prima. Cioè, dopo chiaramente se il giocatore vi arriva col piede non preferito può sbagliarlo anche in assistito, sia chiaro. Però c'è una percentuale molto più bassa rispetto a se lo fate in manuale. Poi invece se arriva col piede giusto evidentemente vi arriva giù, e sono cose che abbiamo provato, ecco, non è che le sì, diciamo, beh, le trovate tutte nell'altro video, sì tutto, e comunque mi sembra evidente da quello che scrive FIFA. Assolutamente. Andiamo avanti. Aiuto, passaggio alto, la palla verrà indirizzata verso un tuo compagno con la giusta potenza e la giusta direzione. È quello che abbiamo visto sempre nell'altro video. Neanche non mi soffermo perché lo capite da voi che è tutto simile al momento. Aiuto parate, verranno automaticamente parati i tiri relativamente vicini al corpo. Per tutti gli altri è importante posizione e tempo della parata, ma non la direzione. Però il portiere, sostanzialmente vicino al corpo vuol dire almeno che non sia sotto l'incrocio o vicino ai pali, tendenzialmente potrà pararla. Sì, o diciamo troppo vicino. Che questo penso incida sui rigori sostanzialmente. Sì, ma anche di più probabilmente se qualcuno gioca a pro club che magari esatto, fa il portiere. Sì, è in quel senso là. Però, fatto sta una che cosa un po' più rara, in però manuale solo le parate distinto saranno automatiche. Per gli altri tiri è importante posizione, direzione e tempo della parata, ma appunto questa è una cosa più da pro club. Sì. Lo scatto analogico, vabbè, questo in realtà incide poco sulla simulazione, perché se io metto no, attivando lo scatto analogico potrei controllare la velocità degli scatti, più tieni premuto il comando per lo scatto, maggiore sarà la velocità del giocatore. È tipo una sorta di grilletto d'accelerazione della macchina. Sì, dai. Esatto, più premo, più corre. Ma questo può essere utile appunto se giocate a livello simulativo, perché se non è assistito abbiamo visto le partite di foot, si preme, si corre come treni ed è finita. E poi c'è la difesa tattica che non ci interessa niente. Quindi vi abbiamo mostrato che sostanzialmente per rendere FIFA, se sempre se lo volete, più simulativo, il manuale è la miglior cosa. Assolutamente sì. E oltre a sperare che molti di voi passino al manuale, perché non ci siamo rotte un po' le palle, cioè, passatemi il termine, di essenzialmente tre cose che abbiamo così scoperto girando, insomma le trovate ovunque. La prima, che ogni anno c'è questa competizione tra PES e FIFA, tra chi è più simulativo, con tantissima gente che critica il fatto che FIFA non è simulativo, ma mi sembra evidente che non lo è perché non l'avete provato a giocare in maniera simulativa. Esatto, esattamente. Dopo mi dicono, ah, il gioco è troppo veloce, eccetera. Dovete settarlo lento. Io ho provato a giocare sia foot con l'assistito, perché onestamente volevo vedere com'era questo foot championship. Assolutamente. E dopo sono tornato al manuale, perché onestamente mi faceva cagare giocare in assistito. Ma in foot c'è molta, come dire, propensione al correre. Corri. Passarla veloce. Passa, corri, tira. Sì, praticamente se giocate invece che con impostazioni classiche, giocate a due tasti, siamo poco via. Poco via, sì. Il secondo motivo per cui ci siamo rotti le palle è perché non più tardi di uno, due giorni fa, Teo Ninja, leggendo un articolo sulla Foot Championship, una partita di Foot Championship, quindi quelli che sono bravi, in teoria sono i maggiori esponenti del foot. Sì, è finita 13-12. Quando cazzo mai abbiamo visto una partita di calcio finire con un risultato che manco nel tennis? Cioè, è una roba sì, del e soprattutto merda. L'articolo parlava di grande spettacolo. Sì, adesso sì, ragazzi, sì. Se vi piace... Oh, gusti sono gusti, ma io prendo un gioco di calcio per cercare di averlo più simulativo e più realistico possibile. Come ho preso Project Cars, che magari potevo prendere Assetto Corsa per quanto riguarda le auto, per avere la cosa più realistica. Ma partite che finiscono, che poi sono partite da 6-7 minuti, sì, 13-12, è tremendo. Cioè fatto sono 25 gol in 90 minuti sostanzialmente, eh sì. Secondo me è abbastanza una merda. Eh sì, no, beh, poco veritiero, non so uno come ci si faccia divertire a giocare in sta maniera qua. È un fittizia. Po' da bimbo picchian, devo dire, che sì. Ti piace segnare tanto. Però è molto fittizio, è poco non veritiero. So neanche, non so neanche se le partite nello stadio indoor di FIFA 98 si riusciva quasi sì, a no. Finire così. Ste robe qua. Terzo motivo, che però ci teniamo a precisare, non è un attacco alle persone, è il fatto dei pro gamer. Ovvero, sicuramente saranno bravissimi, perché se arrivano certo. A quei livelli saranno bravissimi a giocare in assistito, saranno i migliori a giocare in assistito. Assolutamente. Però, dal nostro punto di vista, come abbiamo anche già detto nell'altro video,
un pro gamer deve giocare nel modo più difficile possibile, nel modo più simulativo possibile, non con poca abilità, perché... Ma è come giocare in molto facile in qualunque altro gioco dove puoi settare la difficoltà, cioè hai quei 3-4 livelli di difficoltà e tu lo setti sul più facile, dov'è l'abilità? E dopo dici di essere forte. Esatto, non ha senso. Sei forte se vinci il gioco al livello massimo di solito, se no l'hai giocato e l'hai finito, ma basta, sì, sì, non no, sei ma... forte. Ma non è un attacco, cioè puoi farlo anche così, cioè io per dire adesso sto giocando God of War, non l'ho messo al massimo, l'ho messo a uno scalino inferiore, perché non, avevo paura magari, ecco, volevo prenderci la mano, ho detto dai proviamo uno scalino più basso, però non andrò a dire che se lo finisco adesso, sono fortissimo per dire. Quindi ragazzi, speriamo di avervi magari aperto un piccolo mondo, una piccola finestra su il fatto che FIFA può essere simulativo. Allora, piccolo PS, sicuramente ha dei difetti, oh, perché beh, non è che il manuale è tipo il vaso di Pandora, no, nel senso no, che no, no, è allora, perfetto. Assolutamente. Però, se dovete smettere, voi e chiunque altro, diciamo genericamente, non voi nello specifico, di rompere il cazzo che FIFA non è simulativo. No, basta prendere i giusti accorgimenti e vedrete che in realtà lo è abbastanza, ecco. Abbastanza. È più simulativo di quello che il 90% delle persone pensa. Sì, perché vedere su YouTube gente che smadonna, urlando, strillando, sì, che FIFA fa cagare perché non è simulativo, però me lo gioca. E soprattutto dicendo che i giocatori non fanno i movimenti che sono richiesti. Esatto. Dove passi la palla, è ovvio che hai quei problemi, perché il giocatore fa il movimento che gli viene impostato dal gioco stesso, non quelli che vuoi tu. Il passaggio, neanche, cioè, ovvio, se tu la passi a destra, la palla va a sinistra, è ovvio, perché l'abbiamo letto qui dagli aiuto passaggi, che è inassistito, la indirizza verso il tuo compagno con la giusta potenza e la giusta direzione, quindi tu non avrai mai il controllo del gioco. Ecco. Semplicemente per questo, speriamo di avervi appunto dato un input per rendervi più bello il giocare a FIFA. Speriamo che molti di voi passino al manuale, sì, se no, dall'assistito al manuale, perché sicuramente, vi avvisiamo, è più difficile. All'inizio sì. È più, però dà più soddisfazione e sicuramente vi divertirete di più perché è più simulativo. Assolutamente. Ognuno poi alla fine che giochi come che voglia, però se gioca in assistito è che non vada a criticare la simulazione di FIFA. Ecco, questo, sì, perché non è incoerente. Non conosce. Eh no. Tutto qua, ecco, diciamo, facendo una piccola sintesi. Come sempre, vi ringraziamo se guardate questo video, se mettete mi piace, se vi iscrivete al canale. E soprattutto commentate, diteci sì, la vostra, se avete provato, sì, non avete provato, siete curiosi, se volete saperne altro, no, la vostra opinione su questo... Perché, tra le altre cose, se avete piacere di scoprire di più, io, essendo in divisione 2 di stagione online, ho anche la possibilità di giocarmela più o meno, ovviamente, con quelli che sono in top 100, quindi posso anche portarvi una partita di sì, un certo spessore in manuale per vedere la differenza con quelle che potete trovare di foot e vedrete che sono due mondi completamente diversi. È un genere di gioco diverso quasi. Comunque vi invitiamo anche a guardare l'altro video di FIFA dove ci sono 4 esperimenti che abbiamo fatto e soprattutto nel quarto si vede tutta la facilità che c'è nell'assistito. E niente ragazzi, come sempre vi ringraziamo e ci vediamo video, al prossimo video. Ciao! Ciao, ciao.